E secondo la procura, ad aver omesso i dati sul torio e sull'inquinamento radioattivo del poligono sarebbe stato anche il professor Francesco Riccobono dell'Università di Siena, che nel 2002 viene incaricato di fare i controlli. Lo sentiamo al telefono. Il torio che c'è nel poligono è esattamente naturale ed è scritto in tutte le pubblicazioni che esistono sull'area. Quindi Il non era torio è normale, preoccupante. l'uranio non c'è mai stato. C'hanno l'uranio e il torio che ha la media della popolazione mondiale. Questa lì è un'enorme bufala di cui poi alla fine qualcuno si dovrà pur vergognare.